Lasain, benvenuti a questo nuovo episodio. Di cosa vi voglio parlare oggi? Se Erasmo ha scritto l'elogio della follia, io voglio in questo video enunciare l'elogio del fallimento. In questa società sempre più prestazionale, sempre più competitiva, viene stigmatizzato moltissimo. Ma invece il fallimento fa parte della nostra esistenza. Se pensiamo a cosa siamo condannati, la nostra vita è condannata alla fine, quindi abbiamo già dentro di noi scritto il fallimento e dobbiamo imparare ad accettarlo, a viverlo anche come dimensione esistenziale. Ogni volta che facciamo una scelta, ci sono altre mille scelte che non facciamo e quindi è l'inizio di un fallimento in tante direzioni. È opportuno riflettere su questo aspetto, soprattutto in relazione a quello che diceva Marcuse, il filosofo Marcuse, in Eros e civiltà, riprendendo il discorso di Freud del disagio della civiltà, dove viene annunciato che gli uomini, diciamo, per entrare in una società, in una civiltà, rinunciano a parte della propria felicità, se non a tutta la propria felicità, in cambio di un po' di sicurezza. E Marcuse fa notare come la nostra è diventata una società della prestazione, dove bisogna sempre essere efficienti, bisogna sempre fare qualcosa, programmare sempre il nostro tempo, e questo ci porta al rischio del fallimento, alla paura, all'evitamento del fallimento, perché dobbiamo sempre avere successo. Pensiamo anche ai social, dove le persone mostrano un'immagine sempre di successo, di bellezza, di fama, di ricchezza, e quindi con questo modello il fallimento rimane uno stigma. Il problema è che il fallimento, come sto cercando di argomentare, è una esistenziale, è un essere per la morte heideggeriano, no? Una condizione della nostra vita che non possiamo evitare. Quindi l'andrà tutto bene, che ha quel motto che ci ha attraversato durante il periodo del Covid, ha generato un po' questa falsa illusione, no? Dove non ci deve essere il fallimento. Invece il Covid rappresenta anche questo, un nostro fallimento, un fallimento del rapporto dell'uomo con la natura, dove la natura si ribella come l'uomo la sta violentando e distruggendo. E quindi il Covid è l'esito di questo fallimento. Dobbiamo accettare questa cosa, ma non sembra che le persone ci riflettano, perché alla fine sembra quasi che finito il Covid si ricomincia tutto come prima e non è cambiato nulla. E invece il fallimento è la nostra vita, ok? Non c'è solo il fallimento, perché come faceva notare l'Arendt, non c'è solo l'essere per la morte, c'è anche la natalità, la generatività, il fatto che noi possiamo sempre creare cose nuove, fare cose nuove. Quindi nella nostra vita c'è l'eros e il thanatos. L'eros è l'istinto che ci porta alla vita, a goderci la vita, ad avere tanto successo, tanta felicità, e il thanatos invece è quello che ci divide, che ci porta a disgregarsi, ci porta alla morte. Ma sono due dimensioni inalienabili dell'esistenza, di cui si è reso conto anche Freud, perché sì, all'inizio lui pensava che l'uomo fosse attraversato solo da una pulsione di vita, da un eros, da un impulso vitale, da un istinto vitale, si è reso conto invece che in tanti casi anche gli uomini hanno anche un istinto di autodistruzione dentro di sé, un sabotatore interno, come dice l'analisi transazionale, qualcosa che ci porta al fallimento. Pensiamo alla società moderna, no? Ai figli che a scuola non possono più essere rimandati, non possono più, fanno fatica sempre ad accettare l'insufficienza. C'era una mia collega che se i figli prendevano la sufficienza, invece di punirli, festeggiava, perché ogni tanto bisogna anche accettare che magari non abbiamo studiato, non siamo pronti, e quindi rischiamo anche di fallire. Però l'importante è provarci, l'importante è comunque non arrenderci, perché la paura del fallimento in realtà ci porta poi paradossalmente a fallire, perché ci rinchiudiamo in casa proprio perché non vogliamo magari affrontare le difficoltà, le fatiche, le sfide molto complicate in cui rischiamo di fallire, e la paura del fallimento porta a questo fenomeno dell'hikikomori, dei ragazzi che si chiudono in casa e non vengono più a scuola, oppure di persone che rinunciano magari a fare cose che vorrebbero fare per paura proprio di fallire. Allora, sto leggendo questo libro, Filosofia dell'incontro, in cui tangenzialmente si affronta anche questo tema, partendo dall'assunto che noi pensiamo magari affrontiamo la realtà con una serie di aspettative, di desideri, di attese, ma da un lato questi desideri potrebbero anche non corrispondere ai nostri veri desideri. Se Lacan sosteneva che i desideri erano iscritti fin dalla nascita nella psiche umana, l'ordine dei suoi desideri era già
preconfezionato, nasciamo già con la predisposizione ad avere certi desideri e quindi i desideri e le aspettative precedono gli incontri. Invece l'altra visione opposta è quella di Sartre, che dice che invece i desideri e le aspettative nascono dopo l'incontro con l'altra persona. Quindi chi per esempio vuole fare una vita programmando tutto, ordinando tutto, incontrando solo certe persone, pensiamo a quelle app di incontri dove le persone scrivono: ah, io non voglio uno con queste, con questa, o una con queste caratteristiche, con queste, questo no, c'è tutta una serie di esclusioni che vengono fatte a priori. Questi denunciano la indisponibilità all'incontro con l'altro, perché l'incontro, fa notare questo filosofo, è qualcosa che ci destabilizza, non è qualcosa che può essere inscritto all'interno di un'aspettativa. Quindi se vogliamo veramente incontrare gli altri, dobbiamo predisporci anche al fallimento, dobbiamo anche essere aperti a qualcosa che è diverso da quello che ci aspettiamo, perché è chiaro che quando noi vogliamo fare una certa cosa ci aspettiamo che questa cosa vada a buon fine, abbia un esito positivo, e quando la possibilità, la probabilità che invece ci sia un esito negativo aumenta, tendiamo ad evitare. E non è che sia sbagliato evitare, perché c'è anche chi si butta nel fallimento, ad esempio, c'è anche chi, proprio perché è stato abituato a fallire, allora è un fallimento perenne, oppure una rinuncia perenne. Quindi è sbagliata la rinuncia ad agire, a uscire di casa, come dice questo filosofo parlando dell'incontro con l'altro, no? Noi possiamo avere un incontro con l'altro solo che usciamo di casa. L'altro non è solo un'altra persona, è anche un altro interesse che magari prima non sapevamo di avere, o una direzione diversa all'ordine dei nostri desideri. Questo può essere l'altro, incontrare l'altro. E spesso succede, per effetto serendipity, che incontriamo l'altro quando ci aspettiamo certe cose e invece ne vengono realizzate altre. E l'altro è qualcosa di bizzarro, l'incontro con l'altro. Non è mai una cosa che soddisfa tutte le nostre aspettative, perché sennò non è un vero incontro. E quindi anche il fallimento delle nostre attese è una cosa che ci dobbiamo aspettare e verso cui dobbiamo aprirci, verso cui dobbiamo pensare che ci siano delle possibilità che noi possiamo realizzare. Il Dasein, il mio saluto che uso, vuol dire proprio esserci nel presente, e noi possiamo essere nel presente essendo con una certa attenzione. L'attenzione è fondamentale, è un'attenzione a tutto quello che succede attorno. Quindi questo è l'esserci, il vivere l'iket nunc, il qui ed ora, non proiettato in un'altra dimensione. Perché se invece noi siamo concentrati, quindi questa è la concentrazione, pensiamo che sia un aspetto positivo, sempre solo sul nostro smartphone, sul nostro cellulare, poi ci perdiamo tutte le possibilità di incontro che possiamo avere, perché nello smartphone c'è una vita virtuale, una vita finta dove tutte le possibilità ci sono, e se è un gioco, se si perdono qualche possibilità nello smartphone, non è come la perdersi delle possibilità nella vita. Quindi magari uno si concentra più a vivere la vita degli smartphone che a vivere la vita autentica, come avrebbe detto Heidegger. Quindi questo è importante: accettare il fallimento, il lutto, come parlato anche in altri video del lutto, che il fatto di non sapere accettare il lutto, di non sapere accettare che prima o poi qualcuno muore, che prima o poi una relazione finisce, che una verifica può andarci male, che possiamo essere rimandati, la fidanzata ci può lasciare. Qualsiasi, se siamo predisposti anche ad accogliere questo aspetto esistenziale, forse viviamo la vita meglio, no? E quindi i consigli che dà questo filosofo sono: prima di tutto uscire di casa non significa solo uscire fisicamente di casa, ma essere anche predisposti a, non so, un amico ti propone di andare in un locale nuovo che conosce, no, però corrisponde alle mie aspettative, allora magari non ci voglio andare. Invece essere aperto anche all'incontro con qualcosa di diverso, che può anche predisporci al fallimento. Magari potremmo andare lì ed annoiarci, potremmo andare lì e sentirci esclusi, allora magari evitiamo di fare questa cosa proprio perché abbiamo paura del fallimento. E quindi non c'è una ricettina, i consigli, così come linea guida, diciamo, no, che non devono essere delle massime, degli imperativi, ma delle idee, no, delle linee guida. Rendersi disponibili verso gli altri. Quindi non è basta solo uscire di casa, è necessario anche essere disponibili ad aprirsi verso gli altri, ad accogliere anche ciò che degli altri non ci piace, perché magari poi ciò che degli altri non ci piace a volte rappresenta degli aspetti di noi stessi che rifiutiamo, che non vogliamo mostrare agli altri. E togliersi la maschera,
l'ultimo aspetto è questo, che va fatto con una certa anche delicatezza, con una certa attenzione, non riversare tutte le proprie sfighe sugli altri, tutti i propri disastri sugli altri, ma magari aprirci piano piano agli altri e mostrare anche le nostre debolezze e vulnerabilità. E questa è poi quello che ci può dare invece una vera forza, che non è la forza simulata, magari di una perfezione manifestata, insomma, ma è qualcosa che ci dà anche la possibilità di incontrarci con l'altro, perché l'incontro avviene solo mostrando le proprie debolezze. Questo lo fa vedere anche il film I Due Papi, dove viene raccontato l'incontro tra Wojtyla e Ratzinger, perché a un certo punto Benedetto XVI aveva un po' di dubbi sulla propria funzione di Papa. E questi dubbi gli derivavano che non sentiva più la voce di Dio, non stava vacillando la sua fede. Un Papa che ha difeso sempre l'istituzione della Chiesa, che i dogmi della Chiesa che devono essere inamovibili, a un certo punto ha avuto una crisi di coscienza, e a chi l'ha confessato a Papa Bergoglio, che a sua volta voleva dimettersi perché non accettava certe cose che avvengono all'interno della Chiesa, cioè proprio i ruoli della Chiesa. Confessa la sua debolezza a Bergoglio e gli dice che gli vuole cedere il posto perché ritiene che lui sia più adatto a svolgere la funzione di Papa. E Bergoglio, quindi vedete che Ratzinger mostra la sua debolezza. E Bergoglio come risponde? Risponde anche lui mostrando le proprie debolezze, che anche lui non gli piace quello che succede nelle stanze del Vaticano e lo vuole combattere. Quindi come fa a farlo come Papa, che era rappresentando questa istituzione? E racconta anche lui le sue debolezze. Anche lui ha amato una donna in passato, che però quando gli ha confessato la sua vocazione l'ha abbandonato. Quindi vive questo amore a cui ha dovuto rinunciare per la sua vocazione religiosa. Poi parla della sua vita quando era in Argentina, che ha aiutato la resistenza, ma non vi ha partecipato così attivamente, ha cercato di entrare in accordo con il dittatore che uccideva tante persone, e quindi si è reso un po' complice, quindi anche lui ha le sue debolezze, le mostra a Ratzinger, e così nasce il vero incontro. Questo esempio quindi può essere chiarificatore di due aspetti, quindi se uno continua sempre a mantenere il suo ruolo e non esce mai da sé, non avverrà mai l'incontro, no? Se Benedetto XIV rimaneva il Papa inamovibile, non si sarebbe mai incontrato con Bergoglio e non avrebbe mai ceduto il testimone a Bergoglio. E allo stesso tempo anche il Bergoglio nella sua missione aveva incontrato delle difficoltà. Quindi questo è l'unica alternativa al fallimento, è accettare il fallimento. Da Sein, arrivederci a tutti.